buona domenica e soprattutto buon anno a tutti. Grazie a tutti i nuovi iscritti al mio canale. Oggi, in attesa di sederci a tavola per il pranzo domenicale, vi farò dei cornettini di sfoglia integrale con le mele e la cannella. Allora, per fare i cornetti di sfoglia con la cannella ci servirà un rotolo di pasta sfoglia, in questo caso integrale, ma andrà benissimo anche la sfoglia bianca. E due mele, io ho scelto le mele ranette perché a casa nostra piace la mela un po' acidula, però andranno bene le mele le Smith, le mele quelle, le golden, quelle gialle, un po' più dolci, qualunque tipo di mela voi avete dentro casa, ne serviranno due per fare sei cornetti. Un cucchiaino abbondante di cannella in polvere, se volete potete anche diminuire o aumentare la dose, è una questione di gusto, e due cucchiai abbondanti di zucchero semolato, un uovo sbattuto che ci servirà per chiudere e spennellare i nostri cornetti. Allora, per prima cosa srotoliamo la sfoglia, la dividiamo a metà più o meno e questa metà le facciamo in tre. Una, più o meno, non è che sono proprio bravissima a fare la divisione, comunque questi due sono venuti un po' più piccoli, però li facciamo andare bene. Spostiamo un attimo la sfoglia, prendiamo le mele già sbucciate, ci rovesciamo le spolveriamo di zucchero semolato, mescoliamo bene, le mele dovranno essere tagliate a cubetti piccolini, poi prendiamo la cannella, spolveriamo anche le mele di cannella. Allora, quindi abbiamo tagliato il nostro triangolo di sfoglia, andiamo tutto così si attacca bene, non uscirà il liquido che si andrà a formare quando mettiamo dentro la mela e quando la mela cuocerà. Quindi andiamo a mettere nel centro, qui, una cucchiaiata di mela. Poi delicatamente andiamo ad avvolgerla, così, vedete? Prendiamo la sfoglia, la allunghiamo leggermente con le mani, arrotoliamo, fissiamo, cerchiamo di chiudere meglio che possiamo il bordo, perché cuocendo naturalmente la mela scioglie. Il cornettino è pronto, lo posizioniamo sulla teglia del forno ricoperta di carta forno, prepariamo gli altri ed inforneremo a 200 gradi per 10 minuti, un quarto d'ora, possibilmente in forno ventilato. Quindi una volta pronti i cornetti andiamo a spennellarli con l'uovo sbattuto e andiamo ad infornarli a 200 gradi per circa 10 minuti. Poi lo vedete come la pasta sfoglia si sarà colorita e si sarà ben gonfiata, saranno pronti. Quindi li tireremo fuori dal forno, aspetteremo che si stiepidiscano qualche minuto, cospargiamo di zucchero a velo e possiamo servirli ancora tiepidi e saranno ancora più buoni. Allora, questi sono i cornetti che hanno un piatto di portata, sono ancora caldi, bollenti, quindi aspettiamo che si stiepidiscono un attimo. Questi hanno tirato fuori tutto il sughetto della mela che si è sciolta con la cannella e lo zucchero, ecco qua. Poi andiamo a spolverare con lo zucchero a velo, ecco qua, 10 minuti esatti, anzi mettiamoci 20 minuti esatti per preparare questo dessert, ecco qua. Questi sono i cornetti pronti, a tutti voi un saluto, auguri di buon anno e buona domenica!